Antonio Piccinino, detto Piccinin, nasce il 18 febbraio 1916 a Carpino, in provincia di Foggia. Pastore e contadino, è oggi, a 96 anni, una delle personalità più interessanti, autentiche e complesse della tradizione musicale del Gargano. Non cantante, ma cantatore eccellente, tra i più anziani del paese, porta con sé un bagaglio di conoscenze che lascia come eredità culturale, a cavallo tra tradizione orale e scrittura. È il simbolo della ricerca e della valorizzazione della tarantella tipica del Gargano, scoperta da Lomax oltre mezzo secolo fa durante un'inchiesta per la CBS America. Più tardi, Eugenio Bennato e la nuova compagnia di canto popolare avrebbero trovato proprio a Carpino la fonte e la radice di una cultura, quella della tarantella, che unisce gran parte del sud Italia. Io sono stato a Gerusalemme, a Nazareth, a dove è nato Gesù Cristo, sono stato a Berlino, a Norimberga, a Bruxelles, in Spargelloni in Spagna, in Croazia, in Svizzera. Proprio ai cantori del Gargano, la figura dell'opera di Piccinino e al lavoro paziente dell'etnomusicologo Salvatore Villani è andato il premio internazionale La Traglia, organizzato a Jelsi dal regista Pierluigi Giorgio. I cantori di Carpino hanno raccolto, e Antonio Piccinino in particolare, serenate, sonetti, cantate, che facevano appunto alle donne quando ritornavano dai campi o una volta che avevano messo in stalla il gregge. E lo facevano per divertimento. Poi un bel giorno è arrivato Eugenio Bennato da quelle parti e ha detto: questa è una cosa straordinaria. E così li ha incominciati a far conoscere nei teatri più importanti d'Italia, dal nord al sud, ma anche all'estero, Gerusalemme, Germania e via di seguito. Storie dunque di territori ed etnie, ossia di terre e di uomini che si incontrano. È il premio che negli anni scorsi è stato assegnato a personalità del calibro di Tara Gandhi o del Dalai Lama, questa volta guarda vicino, ma sempre a profondo, delle radici di un popolo. Sì.